Buongiorno a tutti, benvenuti nella nostra rubrica Stella della Missione. Oggi siamo sempre a scoprire il volto della missione per il mondo, per la Chiesa. E oggi il nostro ospite si chiama Flavio Lavoro, un padre di famiglia e 56 anni. È il moderatore generale della comunità della comunità ospite Magnifica Dominum della nostra diocesi di Foggia. Buongiorno. Buongiorno. Come Grazie stai? Per l'invito. La regia, se ci date un po' di audio in studio, per favore, perché sentiamo molto basso. Vai, padre Silvano. Buongiorno. Grazie per l'invito, padre Silvano. Buongiorno. Allora, la comunità Magnifica Dominum è molto legato alla vita della Chiesa. Quali sono i suoi impegni? Allora, i nostri impegni sono legati essenzialmente a quello che è il nostro carisma che è l'adorazione e l'evangelizzazione. Noi, come si può vedere alle mie spalle, c'è, ecco, l'icona della nostra comunità, che è Maria che incontra Elisabetta. Ecco, noi, questa è la sintesi del nostro impegno nella Chiesa, unire la contemplazione all'azione. Maria, donna di preghiera, Maria ha in grembo Gesù, il Salvatore, e porta il primo annuncio a Elisabetta, sua cugina. Ecco, questo è il nostro primo impegno, quello più importante, quello di portare Gesù, di rispondere alla chiamata evangelica, quella di portare Gesù fino agli estremi confini della terra. Siamo nati in una realtà di periferia di Foggia. Noi siamo nati in un quartiere periferico di Foggia nel 1983, ecco, proprio davanti a Gesù Eucaristia. E poi con il passare degli anni siamo cresciuti tantissimo, così ha voluto il Signore, così ha permesso lo Spirito Santo. Siamo cresciuti tantissimo e ci siamo ritrovati, posso dire, in tante diocesi italiane, oltre a quella di Foggia, dove vi è la sede, perché la nostra sede è qui nell'arcidiocesi di Foggia Bovino. Ma ci siamo anche spostati verso la diocesi di Brindisi Ostuni, siamo presenti a Lecce, Nardò Gallipoli, Bologna, Torino, Milano, Cagliari. Ecco, siamo un po' in diverse diocesi italiane. Poi siamo qui a Foggia, ecco, la nostra realtà si è radicata in modo più particolare non solo nella diocesi di Foggia Bovino, ma anche nella diocesi di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo e anche nella diocesi di Termoli Larino, dove abbiamo un'altra nostra fraternità. Poi il Signore ha permesso anche che ci allargassimo oltre quelli che sono i confini nazionali, e sono praticamente 10 anni che svolgiamo una missione in Uganda, precisamente nella diocesi di Masaka, naturalmente sempre in collaborazione della diocesi e con il suo vescovo, dove abbiamo varie, ecco, attività. Ecco, poi, semmai, nel corso della presentazione, poi approfondiremo anche questo aspetto. Però questo è il luogo nel quale noi ci troviamo. Ripeto che il nostro impegno è legato molto all'evangelizzazione, quindi la missione,
e l'evangelizzazione mirata soprattutto, ecco, ai giovani e alle famiglie, nell'ambito, ecco, nel solco del rinnovamento carismatico cattolico, in questa corrente di grazia del rinnovamento carismatico cattolico. E qui svolgiamo la nostra attività anche missionaria, dove la spiritualità carismatica è al centro, ecco, della nostra iniziativa, con tantissime importanti iniziative. Noi svolgiamo la nostra evangelizzazione si fonda soprattutto sulla trasmissione della nostra esperienza di fede. Ci sono vari, ecco, le nuove comunità si stanno, c'è un focus acceso proprio sulle nuove comunità, proprio in questo periodo storico importante, dove le nuove comunità sono quella parte importante, quell'esperienza che permette oggi, e la Chiesa sta mettendo un grande focus su questo, dove l'evangelizzazione è fondata essenzialmente sulla vita fraterna, parte da una vera vita fraterna, da qui l'interessamento sulle esperienze di queste nuove comunità, perché la trasmissione della fede non avviene in modo efficace tramite il semplice proselitismo, ma soprattutto attraverso la testimonianza della vita degli aderenti delle comunità. La nostra in particolare è una comunità cosiddetta di alleanza, dove facciamo delle promesse specifiche a servizio della Chiesa, quella della costruzione dell'amore, il perdono permanente, il servizio, il tutto in un clima di povertà evangelica. Allora, qual è la missione? Qual è l'ambito della missione che preoccupa molto la vostra comunità Magnifica Dominum? La nostra missione oggi, entrando nel vivo, è su due ambiti. Quella della trasmissione, appunto, del Vangelo attraverso, appunto, l'esperienza di vita personale e attraverso i seminari di vita nuova nello spirito, che sono una singolare esperienza di iniziazione cristiana molto efficace, dove le persone, ormai dopo un'esperienza più che trentennale, veramente vivono un'esperienza viva dello Spirito Santo nella propria vita e dell'incontro di Gesù Signore. E attraverso anche i seminari di vita nuova nello Spirito, insieme a questa esperienza, noi svolgiamo un'attività molto viva, molto ferma, su quella che è la formazione anche delle famiglie, con seminari sui coniugi, con cammini ben precisi sulla pastorale familiare, perché essenzialmente noi siamo una comunità fatta di famiglie, siamo la quasi totalità dei membri della nostra comunità, siamo famiglie di coniugi insieme a tanti altri, e quindi anche giovani, e quindi la nostra esperienza, il nostro focus è incentrato molto su questo. Non solo quindi attraverso l'esperienza dei seminari di vita nuova nello spirito, ma dicevo attraverso anche altri seminari e formazioni, giornate di evangelizzazione che noi svolgiamo mensilmente, ma ripeto, al centro di tutto c'è questa testimonianza di vita personale. Ed è la stessa testimonianza che noi abbiamo cercato di portare in Uganda, accennavo prima a questa nostra missione, che poi dall'essere, ecco, una missione è diventato proprio un centro di attrazione della nostra comunità. Perché? Perché sono iniziate delle collaborazioni importanti, grazie anche all'intervento e all'accoglienza della diocesi di Masaka e del suo vescovo Monsignor Giumba. Ecco, siamo riusciti, insieme, in collaborazione anche con Caritas in Veritate International, che è un'altra associazione con la quale noi collaboriamo in Uganda, siamo riusciti a raggiungere, il nostro obiettivo è quello di raggiungere molte famiglie disagiate, e sono in corso attualmente diverse adozioni, e questo è stato il nostro core business iniziale, adozioni, ma
Insieme ecco, al nostro essere presente anche nella carità con l'aiuto, con aiuti economici, oggi sotto forma, dicevo, delle adozioni di un'azienda agricola che abbiamo fondato grazie alla donazione di un trattore e anche ad una falegnameria che in questo momento è in opera, in attività, in grande attività, anch'essa con i macchinari, con dei macchinari donati dalla comunità e dai vari benefattori. Ecco, ci ritroviamo a vivere, voglio dire, a donare anche quella che può essere la nostra spinta perché queste persone possano svilupparsi anche economicamente. Però, come spiegavo prima, la nostra azione principale non è solo quella della promozione umana per far vivere meglio le persone, ma è soprattutto, prima di tutto, quella di, permettere che queste persone vivano un incontro personale con Gesù Cristo Signore. E di lì abbiamo iniziato delle collaborazioni importanti, con la Università dei Martiri Ugandesi, che è nella diocesi, di Kampala. Abbiamo avuto rapporti di amicizia, abbiamo incominciato rapporti di amicizia e di forte relazione con la rettrice dell'Università dei Martiri Ugandese, che è una grande università di quel paese, conta ben 5.000 ragazzi che studiano in quella università. E insieme con il cappellano abbiamo deciso che già dai prossimi mesi inizieremo anche lì un'opera di promozione del Vangelo, attraverso seminari di vita nuova nello spirito e altre forme di preghiera che saranno importanti perché molti di questi ragazzi possano incontrare Gesù Cristo. Grazie mille. Grazie Fabio. Allora, Padre Pio è molto conosciuto con la vostra comunità. Possiamo avere un'idea di questa conosciuta? Benissimo, Padre Pio, noi siamo nella terra di Padre Pio, dove Padre Pio ha svolto praticamente la maggior parte della sua opera missionaria. Noi siamo legatissimi a Padre Pio, tanto è vero che svolgiamo il nostro convegno annuale, e non a caso lo svolgiamo lì, proprio a San Giovanni Rotondo. San Giovanni Rotondo è la sede del nostro convegno annuale, che è il luogo dove la comunità si incontra in preghiera e fa discernimento della sua vita. E Padre Pio ha un'importanza importante perché non solo per via dei contatti personali che ciascuno di noi ha avuto con il mondo del francescanesimo e anche in primis con la figura di Padre Pio. Io personalmente, da ragazzo, anche quando ero ancora in ricerca della mia in ricerca di una fede, della mia fede, in ricerca di non sapevo ancora che cosa, mi ritrovavo continuamente avanti queste riviste di Padre Pio, al quale mio padre era molto devoto, e le mie prime letture erano i giornalini che arrivavano mensilmente, mi ricordo, Voce di Padre Pio Bene, si chiama, bene, bene. che leggevo e mi hanno aiutato a crescere Grazie, tanto grazie perché. mille Flavio per questa intervista e questa puntata. Grazie mille.